Cari ragazzi, buongiorno. Ciao, vorrei rivolgermi a voi, soprattutto ai bambini della classe terza elementare. Perché? Perché come domani avreste dovuto ricevere il sacramento della prima comunione. Purtroppo il Covid, questo terribile virus, non ce lo permette e allora non volevo però mancare di portarvi un bel saluto e un ricordo particolare per questa bella giornata che domani sarebbe stata la vostra festa. Saremmo partiti come al solito dall'oratorio, portando i nostri fiori, le nostre calle, vedete che le abbiamo procurate lo stesso, per ricordo di questo momento. Le abbiamo messe qui ai piedi del cielo pasquale, che ci ricorda il mistero della resurrezione di Gesù. La luce, adesso non è acceso logicamente, il cielo che diventa il segno di Cristo risorto. Una volta entrati in chiesa, avremmo dovuto sistemarci qui sull'altare, intorno a Gesù, per riceverlo e fare spazio nel nostro cuore. Mi permetto soltanto di ricordarvi due cosettine in modo particolare. Mi permettete di togliere la mascherina mentre vi parlo, perché così mi sembra anche l'espressione un pochino più vicina. Siete gli amici preferiti di Gesù. Risentite quelle parole che Gesù vi rivolge e rivolto ai suoi discepoli. Ho desiderato tanto mangiare questa Pasqua con voi. Sarebbe stata la prima vostra grande Pasqua. Gesù, pane di vita, che entra nel nostro cuore. Da qui allora trasforma tutta la vostra vita. Pian piano sareste diventati anche voi, ecco l'invito a diventare i grandi amici di Gesù. E allora voglio andare vicino al tabernacolo, proprio perché mentre vicino a Gesù voglio parlare al vostro cuore, lasciando a Gesù poi le parole più delicate, più belle. Guardate, Gesù vi vuole suoi amici. I vostri genitori, i vostri nonni, tutte le persone vi avrebbero fatto festa non solo quel giorno, ma anche partendo dall'oratorio, in processione, perché era la festa di tutta la comunità. Da oggi invece che non possiamo farla, la faremo l'anno prossimo, non preoccupatevi, avremo tempo di prepararci bene e fare. Mi interessava però portarvi questo saluto e dirvi: guarda che Gesù ti vuole bene. Lui è qui, nel tabernacolo che ci aspetta e attende di trovare posto dentro del nostro cuore. Lo potete fare con le parole, con la preghiera, ma soprattutto con i comportamenti. Siate capaci non solo di pregare, ma la preghiera più bella è obbedire al papà e alla mamma. E allora in questa giornata, magari col papà e la mamma, di te: non ho fatto oggi la prima comunione, ma diciamo lo stesso un Ave Maria e alla Madonna per tutte le nostre famiglie e un Gloria a Gesù perché la nostra vita sia una lode continua a Lui. Cari ragazzi, vi saluto e vi aspetto presto alle nostre celebrazioni, secondo le modalità e secondo soprattutto gli insegnamenti e l'obbedienza che i vostri genitori vi chiederanno. Vi ringrazio di cuore, vi auguro una buona giornata a voi e a tutti i vostri genitori. Ah, dimenticavo, se ce la fate, una preghierina anche per me. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.